Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con MotoGP 13 Tigri in Malesia. Siamo qui a Sepang con il nostro moto mondiale e la nostra Cardion. Iniziamo subito la nostra gara, il nostro weekend. Andiamo a fare un po' di prove libere qui a Sepang per vedere se riusciamo ad agguantare un tempo tra i primi 10 per poter poi andare alle Q2. Io ragazzi spero sempre che questi video vi stiano piacendo. Siamo come detto alla Cardion, una squadra di pessimo più che altro, no, pessimo no, però abbastanza, diciamo che quella dove eravamo all'inizio campionato era migliore dal punto di vista prestazionale indicato. Poi naturalmente ognuno ha il suo feeling con le diverse moto, perché ci sono moto un po' più aggressive, moto invece un po' più morbide. Questa ad esempio è più morbida e si adatta meglio al nostro stile, che è aggressivo. Quindi con una moto aggressiva staremo sempre a terra, cosa che accadeva appunto con la... Ma porca puttana che piove. Vabbè, andiamo subito avanti. Dicevo, con la Power Electronics, che giustamente stavamo sempre per terra, anche per il fatto che utilizzavamo una fisica pro. Adesso siamo passati a semi pro, perché anche, cioè solo per colpa delle deficienza artificiale che non ci permette di poter gareggiare in modo decente. Quindi vediamo un po', cioè adesso sta andando molto ma molto meglio. Siamo a semi pro e la difficoltà dell'intelligenza artificiale ha... difficile, ce la stiamo cavando abbastanza bene con questa moto. Magari poi quando riusciremo ad approdare ad un team maggiore potremo anche... Vabbè, che comunque no, non so sinceramente se farò la seconda stagione, sinceramente ne dubito, non saprei. Non so quando potremo magari approdare alla Yamaha, che stiamo sfidando e stiamo battendo la Monster, team non ufficiale, però la moto era piuttosto prestante. Naturalmente mi perdo in chiacchiere, quindi faccio giri di merda. Tra l'altro questa pista la conosco da Formula 1, dove ci ho girato parecchio. Naturalmente le piste si memorizzano molto più quelle di Formula 1 che quelle di MotoGP, perché MotoGP diciamo è una cosa molto più veloce. Lì in Formula 1 bisogna provare e riprovare parecchio, anche perché utilizzando il volante, quindi bisogna fare miliardi di giri. Qua noi cerchiamo di fare tutto il più velocemente possibile senza soffermarci troppo a girare, perché poi basta una tamponata in gara e va tutto all'aceto, quindi è inutile perdere troppo tempo quando non è il setup che fa la differenza in questo gioco. È la cattiveria, diciamo, che fa la differenza. Allora, il giro non è assolutamente dei migliori, tutt'altro, però... non saprei, magari adesso ci accontentiamo di questo giro e andiamo un po' avanti col tempo delle prove libere. Poi se ci sopravanzano in troppi magari proviamo a rifare un altro giro. Devo arrivare tra i primi 10, quindi per poter sbarcare poi nella qualifica 2. Vediamo un po'. Prima i box e mandiamo un po' avanti il tempo. Magari smette anche di piovere, non è vero? Ecco, ci hanno già sbattuto fuori. Andiamo un po' avanti, tanto così ci regoliamo. Dove siamo? 15esimi, perfetto. Vai, vai, scendiamo in pista. Famocelo un altro giro. Famocelo. Così, bella. Questo dimostra il gioco. Che cazzo fai, mi lasci così là, con la moto sfondata? Testa di cazzo. Vabbè, questo è... sì, ho capito che hai bisogno di 2 minuti. Vai, raggiusta, scendiamo in pista. Magari cercate di rimettermi in pista in modo che non mi investano, perché magari sarebbe utile mettere il fantasma della moto prima, prima di darti il controllo. Però vabbè, meglio farsi investire così, tanto ormai ci siamo abituati. Tra l'altro quello che ci ha investito non è caduto, non lo so, non l'ho visto in realtà. In realtà saremmo morti entrambi, vaffanculo.
Vabbè, sti cazzi, qua come esce il giro esce. Ne rifarò assolutamente un altro e non farò neanche l'Q1. Non è vero, lo dovremmo fare per forza, magari. Vabbè, ho capito, va. Sì, facciamo prima a fare così per scendere in pista invece di rifarci due giri. Ecco qua, adesso che abbiamo questi dietro ci inizieranno a tamponare. Valentino, non fa cazzate, che mi incazzo. Sono sei volte che rientro ai box per riuscire a fare un giro decente. Eccolo qua. Ma già la puttana di Eva. Smith è il nostro sfidante. Oppela. Di concentrazione, dobbiamo cercare di stare attenti e soprattutto, cioè, stare attenti a questi dietro, quindi. Che ho questi saltellini così che famo una brutta fine, cazzo. Dai, tra i primi 10, cazzo. Poi le altre qualifiche ci si pensa, merda. No, sto facendo un giro peggiore di quell'altro, perfetto. Ottima cosa, ottima cosa. Ma l'abbiamo messo il... ma che alto? Ah, quindi stava su completo. Ma che stai fuori? Metti su un medio, giovane. Stavamo col traction control su completo. Siamo sul bagnato. Noi dobbiamo essere sportiveggianti, quindi lo togliamo ugualmente. Poi non giriamo uguale, però. Così, così ti vogliamo, cazzuto e cattivo e di traverso. Ma come l'abbiamo finita, quindi dovremmo mettere... Vai così, vai così, vai così, fa niente. Prosegui, prosegui per la tua strada. Magari asfaltata. Sì, dai, non c'ho voglia di farmi pure le altre qualifiche, cazzo. Cerchiamo di fare almeno tra i primi 10 qua. E io mi posso fare 67.000 giri. Maledizione. Due posizioncine, dai. Perdiamo secondi, non decimi. Secondi, però. Vabbè, questa non è pista per noi, mi sa. Che non è proprio il caso. Vabbè, sti cazzi. Dai, box. E facciamoci ste cazzo di Q1. Facciamo una cosa veloce, perché non è che possiamo stare qua. Sì, ripara, ripara. Se ne frega. Vai, vai, veloce, veloce. Ciao, 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 ciao.
Dai, sì, non ci interessa, ciao. Dai, No, sta pista non è prestante, non si adatta molto al nostro stile di guida, non riusciamo ad essere competitivi, maledizione. Vabbè, proviamo a fare Q1, se no, tanto comunque il mondiale è quello che è, però sarebbe sempre bello riuscire a fare qualche punticino e delle gare estremamente cazzute, perché se no... Poi se magari nel finale di campionato riusciamo a vedere anche l'altra moto prima di terminare il gioco, sarebbe anche ottima. Un'ottima cosa. Senti, fammo che cambi direzione. Vai. Raccon medio. Sempre un giro faccio, cioè, sinceramente quello che c'esce c'esce. Non mi tampinate, eh. Proviamo ad agguantare un tempo decente, non dico. Anche se poi comunque se riusciamo ad agguantare uno dei primi due moto dobbiamo rifare Q2, quindi siamo qua fino a domani. Cioè è più le qualifiche che le gare, il tempo che perdiamo. Così sportiveggiante, qua andiamo sempre sull'erba. Ci troviamo al nostro agio sul prato qua. Vedremo più che altro se pioverà poi in gara o se man mano si va a asciugare la pista ancora di più. Vediamo come va questo giro. Vediamo se ci permette di andare alla seconda qualifica. No, perfetto. Assolutamente no, neanche no di po', proprio no, totale. Quella che vedete in questo momento è la classifica generale riferita al... No, non vediamo niente in realtà. Vi ricordo inoltre che i primi due piloti della lista hanno... Bradley Smith, maledizione, il nostro rivale. Vabbè, lo recupereremo in gara forse. Magari rimarremo incorporati nel gruppone a fare risse, scazzottate, eccetera, eccetera. Probabile anche questo, sì. Vabbè, abbiamo fatto un po' di garone estremamente sportiveggianti con due vittorie affilate, quindi... Stiamo andando abbastanza bene, adesso ogni tanto ci può anche stare una gara non proprio ai massimi livelli. Che gomme ci metti? Bagnate, però allo stesso tempo io direi di metterle dure, perché comunque... Ah no, bagnato... Una bagnata un po' più duretta non ce l'avete, no, eh? Vabbè. Giustamente la mesco... Ma che cazzo stiamo a fa'? Ma non ero passato io alle qualifiche? Non ho capito che cazzo stiamo facendo. Aspetta, torna in... Ma che cazzo stiamo a fare? Scusa, giovane.
Ma che warm up? Ma vaffanculo. Sulla classifica finale del warm up si conclude il campionato. Ma che cazzo me ne frega del warm up? Stavo a dire che cazzo è successo qua. Il warm up. Non ci serve il warm up, te. Tua sorella, dobbiamo solamente andare in gara e cercare di sopravvivere. Stiamo. Guarda i dettagli qua. Tra l'altro pioveva, se non sbaglio, quindi. Non è vero. Pioveva a fine warm up, forse, vabbè. Scendi in pista, va, giovine. Ah no, c'è qualcuno. Vabbè, siamo proprio ultimi in modo devastante quasi. Cazzo, vuoi recuperare qua dal 22esimo posto in partenza? Non andremo da nessuna parte. Ma noi sportiveggianti sempre e comunque. Tamponatevi, tamponatevi. Oppela, non tamponatemi però. Che cazzo è successo? Oh, ma che cosa sta succedendo? Vabbè. La moto è decollata là all'inizio. Qua si stanno menando e mi ci hanno buttato in mezzo, maledizione. Attenzione, attenzione. Al momento il mio obiettivo è semplicemente battere il mio sfidante. Poi per la position sti cazzi. Eccolo lì Smith, attenzione, attenzione. Momenti di panico. Ci siamo un attimo affacciati sul serbatoio. Merda. Ma che cazzo di lamenti, testa di minchia. Calo col crick, porca puttana, eh. Guarda sta. La moto l'ho disintegrata. In un solo giro. Ancora. E dai cazzo. Dai Cardion, vai Cardion che ce la fai. Oh Barberà, ma vaffanculo. Attenzione a Smith, è andato un po' largo. È lui il nostro obiettivo. Comunque da 22esimi a 12esimi è già qualcosa, anche se comunque la moto inizia a dare segni di cedimento, quindi non so se riusciamo ad arrivare alla fine. De Pugnet un po' largo, ma tanto noi usciamo male. Attenzione, finita la pista. Stanno un po' tamponando tra di loro lì davanti. Dobbiamo approfittarne almeno per battere Smith. Ci inseriamo. Anche Spies. Forse ci tampona il figlio di Troia. Merda. Adesso abbiamo la moto a pezzi e questi continuano a tamponarci, cazzo. Tanto De Pugna ha superato Smith, ottimo, ce lo tiene a distanza. Noi magari se riusciamo a guadagnare giusto qualche punticino per il mondiale, tanto per far numero, non per qualcosa. Perché... Però dai, partendo da 22esimi, se... Merda. Sti cazzi. Ste curve così randomiche prese. Se riusciamo a guadagnare qualche puntone non sarebbe... fatto male. Proviamo a recuperare Aiden magari quest'ultimo giro, anche se la gomma è a pezzi, la carena anche, quindi
Buon ultimo giro di sofferenza per la nostra Cardion. Lorenzo intanto va a vincere e mette un'ipoteca sul mondiale molto probabilmente. Dobbiamo cercare di fare almeno un'ultima sfida qui con Aiden. Per l'ottava posizione. Sono comunque qualche punticino in più, non è da buttare. Certo non è stata una bella gara, però. Molto sofferta. Però dal 22esimo posto siamo riusciti ad arrivare. Merda. Stiamo scarenando la moto. Intanto la gomma posteriore è finita. Anche quella anteriore non è che stia messa benissimo. La moto non si regge più. Attenzione ad Aiden, lo sento vicino. Attenzione perché la sua Ducati va a bomba. Noi andiamo a puttane. Guarda la Madonna. Io non ho capito perché ogni volta che... Se mi toccano loro io cado all'istante. Loro c'hanno i carri armati invece delle moto. Ma va bene così uno... Ha vinto Rossi poi, attenzione. Vabbè, noi comunque... Qualche punticino abbiamo preso dal 22esimo posto, dai, non ci possiamo lamentare. Va bene. Siamo ormai a 45 punti da Lorenzo. Marquez a 15, quindi Lorenzo diciamo che... ha due mani sul mondiale. E vabbè, noi allora ragazzi ci vediamo con il prossimo appuntamento, che in realtà non so quale sia, adesso andiamo a vedere qual è il prossimo GP e vediamo se arriverà magari un'offerta da sta cazzo di Yamaha, no? Phillip Island, trasferiamoci a Phillip Island e forse arriverà per il prossimo anno, non lo so, vabbè, ma tanto non credo che faremo la prossima stagione. Credo ci fermeremo qui con il MotoGP dopo aver visto praticamente tutte e tre le categorie. Diciamo che il gioco l'abbiamo spolpato a dovere, anche troppo direi. Abbiamo visto i pregi e tantissimi difetti, prima tra tutti l'intelligenza artificiale, quindi non credo ci sia bisogno di un secondo... la seconda stagione. Comunque vabbè, ditemi la vostra, commentate, lasciate un bel mi piace, mi raccomando mettete mi piace anche alla pagina Facebook per rimanere aggiornati e ci vediamo al prossimo GP. Un saluto a tutti da quel tale Ale.